Ragazzi, prima di iniziare il video volevo chiederti due cose. La prima è che siamo in un server, appunto, quindi se volete giocare insieme a me vi lascio sotto l'IP del server, lo trovate anche alla mia destra, quindi sarei molto molto felice se entrate e per giocare insieme a me. La seconda cosa, ragazzi, invece riguarda un altro server, ovvero il server della sopravvivenza dentro il bunker, e quindi anche lì se volete unirvi dentro quel server del bunker, mi raccomando, iscrivetevi e commentate, passate sul mio server Discord e lì troverete appunto il modo per entrare nel server. Sarà un server survival dove l'obiettivo sarà appunto quello di espanderci all'interno del nostro bunker, quindi vi aspetto. Allora ragazzi, dicevo, siamo qua appunto in un server Pixelmon, la prima volta che gioco dentro un server Pixelmon, quindi come potete vedere già qua ci sono un pochino di persone. Ok, allora io come potete vedere sono partito con Oshawott, ragazzi, ho scelto Oshawott perché non lo so, non lo scelgo mai. Allora, ok, c'è già il Pokémon che è praticamente esausto, quindi questo male male. E ovviamente ragazzi anche non ho... Non, ma aspettate che... scusate, perché qua c'è un... cos'è sto tasto? Scusate, ma si può mega... Ma... Raga, così, me lo dici così? Così può mega evolvere? Ah, va bene. Perché raga, non so come, ma c'ho un braccialetto per, diciamo, sta mega evoluzione. E quindi, cioè, va bene. Abbiamo livellato anche il Pokémon, ora è di livello 6. E quindi bene così. E una cosa, ragazzi, che non capisco è che poi ovviamente dovremmo cercare di capire. Cioè, dobbiamo cercare un villaggio, ragazzi. Perché come potete vedere, sì, qua abbiamo delle mappe, però ragazzi, dobbiamo cercare un villaggio perché, appunto, c'è un Pokémon che è veramente basso. Cioè, nel senso, guardate che ha solo 8 HP su 22 e quindi dobbiamo cercare un villaggio per, diciamo, curare il nostro Pokémon. Allora, intanto ragazzi, vi faccio vedere brevemente che abbiamo già un pochino di cose, diciamo un kit di partenza. E quindi ottimo, ottimo, ottimo. E dentro il server, ragazzi, praticamente mi ha spiegato il creatore, che ringrazio ovviamente per aver invitato dentro il server. Praticamente dentro il server, cioè, so che più avanti arriveranno molte, molte più aggiornamenti, come ad esempio anche uno spawner nuovo e comunque cose mo molto, molto fighe. Sarò molto contento, sono molto anche curioso di vedere come sarà più avanti il server, però comunque. Eccoci qua. Allora, io comunque ve l'ho detto, l'obiettivo adesso è trovare un villaggio per curare il nostro Pokémon. Sempre se si può curare il villaggio, perché non lo so, non ho più idea, ragazzi, di dove potremo andare per curare il Pokémon. Veramente non ci penso sia un villaggio, però a meno che non hanno rotto tutti i cosi per curarlo. Vabbè, adesso vediamo un po' cosa troviamo. Fatemi sapere, ragazzi, se vi piace più l'idea di giocare dentro un server Pixelmon con anche voi. Infatti voi potete unirvi e giocare insieme, magari possiamo anche registrare assieme, quindi possiamo fare tante cose. O vi piace... è spawnato il boss di Groudon, incredibile, non ci credo. No, vabbè, raga, è incredibile. È entrato una gemma, non ci credo. È spawnato il boss di Groudon, io ragazzi non ci credo. Ragazzi, forse abbiamo trovato un villaggio per curare il Pokémon. Ok, mi ha appena tirato una laggata, però ragazzi, mi ha detto il creatore che praticamente non... No, non è un... è una casa. Ah, un villaggio addirittura, raga, un villaggio di case. Bello, 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 bello. Ma c'è anche una persona qua. Ma c'è un tizio. C'è un tizio qua, raga, bello, bello. Vediamo se per caso ha la macchina per curare il Pokémon. Vediamo se per caso ce l'ha qua da qualche parte. No, eh. No. Ok. Ma comunque, raga, bello. Questo qua è un villaggetto. Secondo me, non lo so. Vediamo se... No, raga, devo trovare... Non so, vediamo, esploriamo anche un po' le case. Belle, eh? Veramente molto belle le case. Dai, questo qua... No, c'è una lavatrice. Dai, raga, non è possibile. Non è vero che non c'ha quella macchina per caricare il Pokémon. Dai, no, raga, non ci credo. Anche quella, molto molto bella, ragazzi. Fanno veramente delle belle case, fanno. Sì. Vediamo un attimo qua, Ovviamente, ragazzi, non rubo niente, ma voglio solo vedere se c'è una macchina per curarmi il Pokémon. Non la trovo. Vabbè, comunque facciamo così. Prima di andare avanti e ci segniamo un waypoint, lo chiamo villaggio. Non so, io continuerei ad andare avanti qua nella nostra esplorazione. Però, sì, ragazzi, cioè, mi serve a tutti i costi una macchina per... Aspetta, 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 aspetta. Forse questa, sì, bella. Ok, perfetto, ragazzi. Anzi, guarda, facciamo così. Cura Pokémon. Ok, perfetto, raga. Ora abbiamo anche il waypoint qua per curare il nostro Pokémon. Ok, qua, ragazzi, non so cosa sono queste entità che vengono rimosse. Onestamente, proprio non lo so. Abbiamo un letto lì per dormire? No.
Allora, però qua ci sono diversi Pokémon che sono abbastanza interessanti da scoprire, tipo Sentret, secondo me potrebbe dare delle buone, cioè, ricompense no, però, intanto, raga, ma è bellissimo, ragazzi, che si può mega evolvere. Ok, si è buggato tutto, no, si è buggato tutto. Cosa è successo, si era buggato tutto, però non importa. Allora, qua c'è un altro Sentret. Ah, ha imparato Water Gun, bene, raga, io direi di tornare a questo punto nel deserto, che ovviamente però non ho salvato nelle coordinate, quindi bene. Qualcuno però è livello 10, quindi troppo forte. Questo è un Encants, livello 22 è troppo forte. No, però mi ho sbagliato, ragazzi, perché Weedle mi sa che... No, facciamo con Take All. No, Weedle, non ci uccidere. No, ci ha avvelenato, mannaggia lui, mannaggia. No, ok, l'abbiamo ucciso noi, perfetto. Ha livellato, cioè, abbiamo già livello 8, bene. Allora, facciamo così, torniamo subito qua. Ah, non ho il permesso di teletrasportarmi, evidentemente. Questo, ragazzi, sarebbe comodo utilizzare il PC qua. Adesso non mi ricordo. Mamma mia, ragazzi, è troppo disperso. Non mi ricordo qua dove eravamo prima. Io comunque, ragazzi, direi di utilizzare la tecnica che abbiamo visto prima. Nel senso che, cioè, che abbiamo visto prima, che abbiamo visto negli scorsi video di Pokémon. Ovvero cerchiamo di catturare un Pokémon di livello un po' più alto e cerchiamo di livellarlo. Cioè, cerchiamo di catturarne uno fortino. E poi vediamo. Allora, intanto qua c'è un Magic, sono dei Magikarp, la fatemi vedere. Livello 11, livello 20. Questo è molto interessante. Questo Magikarp, ragazzi, è molto interessante. Cerchiamo di catturarlo. Cerchiamo di catturarlo, raga. Ok, catturato. Perfetto, raga. Abbiamo già un Pokémon di livello 20. Questo qua, ragazzi, io lo so perché me lo ricordo. Questo, raga, praticamente, se noi lo gli facciamo salire ancora di un livello, dovrebbe evolversi in Gyarados. Vediamo un attimo le sue statistiche, perché è piccolo. Mi sembra giusto che è dimensioni piccole. Mi sembra veramente giusto. Luck, che cacchio c'è? Ha un Pokéstop. Andiamo subito al Pokéstop. Ah, ok, vedete, ci ha dato dei Safari Ball. Ok, grazie. E dovrebbe rigenerarsi, quindi, ragazzi, stiamo qua un pochino. Forse, ma se dormiamo qua qualcuno dorme. Prima di me, ragazzi, non ci provo neanche andare a vedere, perché tanto sarà già lootata, sicuramente. Dovremmo fargli super efficace con Water Gun, vero? Perfetto. Ora, vediamo un po' qua quanti altri Pokémon ci sono. C'è un Trapinch, anche questo livello 5, ottimo per il nostro Oshawott. Adesso, ragazzi, tutti questi Pokémon qua di fuoco li shottiamo immediatamente. Questo Graveler direi di no, però è livello 25. Ok, abbiamo Take All, che non gli facciamo niente, però vabbè. Facciamo un altro Take All e poi cambiamo Pokémon, mettiamo Oshawott, che così... Ok, no, cambiamo Pokémon. Ah, l'abbiamo così ucciso. Così, ah, si è autodistrutto. Prendiamo anche questo. Ondum, ma è troppo, cioè Ondum in realtà è troppo forte, livello 23, assolutamente troppo forte. Dammi il Pokéstop. 5 Mega Ball, bene. Bene. Sto spawnando. Ah, c'è un Gibble, bello. Bello sto Gibble, eh. Sto Gibble però, raga, secondo me è buono. No, allora, ce l'abbiamo già nell'altra Pixel. Non prendiamo i Pokémon uguali. Però, ragazzi, cioè, uffa. Sarebbe bello avere la cosa qua del teletrasporto. Sarebbe molto bello anche perché così ci evitiamo sempre di tornare qua. Adesso chiederò al creatore del server se è possibile avere il comando per il teletrasporto. Comunque, adesso vediamo un po'. Vediamo di qua se abbiamo qualcosa da... Allora, no, aspettate, ragazzi, ritorniamo un attimo là nel deserto. Perché? Vediamo se riusciamo ad avere, cioè se i Pokéstop si rigenerano. Poi questo video, raga, non lo so, perché comunque dimensioni piccole, veramente, raga, mi dà fastidio perché dimensioni piccole. No, questo non si è ancora rigenerato, quindi vabbè. Allora, facciamo, andiamo avanti. E purtroppo, ragazzi, livellare... No, livellare qua con Magikarp è veramente difficile come cosa, è veramente molto difficile. Mamma mia. Non ce la facciamo e niente. Ci ha poi shottato. Niente, ci tocca ritornare al villaggio. Ancora molto molto scarsi. Che cacchio è questo, raga? Ah, troppo. Si può catturare? Incredibile. Proviamo a catturarlo, raga. A questo punto proviamo a catturarlo. Ok, allora questo qua è un po' tosto, secondo me, da catturare. Proviamo con una Ultra Ball, dai. Stiamo sprecando tutte le cose, raga. Però vabbè, dai, ora non importa. Uno, due. E niente. Dai, ci tiro l'ultima e poi basta. Secondo me, ragazzi, ci shotta. Questo appena è ci shotta, dai. Cioè, in realtà stiamo sbagliando. Perché comunque abbiamo già... Proviamo a mega evolvere Gyarados. Cioè, Gyarados, scusate, Magikarp. Oh, furia di Take. Eccolo che ci attacca. Mannaggia lui. Proviamo una Mega Ball da disperazione. Vediamo cosa succede. È sparato su terra.
lui è uscito e ci shotta. No, non ci shotta però. Dai, proviamo una Pokéball. Magari provo a lanciarcene una, poi basta, perché ne abbiamo già sprecate troppe. Cioè, questo è già libero. No, 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 è impossibile catturare questo qua. È impossibile, anche se comunque ci avrebbe fatto molto comodo. Allora, qua c'è un Geodude di livello 10. Proviamo un attimo a sfidarlo con Magikarp. Facciamo Tackle, ovviamente non gli fa niente. Perfetto. Ma ho capito, ma quanto è forte, Geodude, scusate. Che lui si potenzia. Proviamo Water, che andremo a shottarlo. Ci ha shottato lui. Vabbè, no, raga, allora non lo so. Cioè, non. Ma come fa a shottarci Geodude, che lui è di tipo roccia e il mio è di tipo acqua? Scusate. No, vabbè, raga, non lo so. Sta infrangendo. Cioè, Geodude lì sta infrangendo le leggi di Pokémon. Cioè, una cosa assurda. Veramente una cosa assurda. Allora, ragazzi, esplorando, mi sto avvicinando questa. Cosa che è veramente una cosa di giga enorme. Non so assolutamente, non ho idea di cosa sia. Però adesso andiamo subito a vederlo. Qua c'è qualcosa. Ovviamente è stato tutto lottato. Qua c'è una signorina. Niente, lasciamo stare. Qua c'è una scatola. Niente, ovviamente. Tutte le Pokéball, se ci sono state le Pokéball, sarà stato tutto lottato. Ovviamente, però vabbè. Vediamo un po' qua cosa c'è. Se c'è qualcosa di utile alla causa. Questa qua a me sembra una, ragazzi, una palestra. Se andiamo subito a vedere questo qua, direi che possiamo prendere, non ci offende nessuno. Allora, volevo un attimo vedere qua cos'è sto posto. Ah, è una cosa. Cioè, secondo me, belli i quadri. Mi ha sfidato a livello 60. Ma cosa stai scherzando? Ah, ma è una palestra, ragazzi, ma sembrava strano. Infatti, no, 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 via, via. Poi livello 60, cioè, vabbè, ci torneremo, però adesso direi che non è il momento. Qua ci sono dei Deerling selvatici. Bene, bene, perché comunque, cioè, già questo Magikarp, sì, è livello 20, con un livello si evolve, però ha dimensioni piccole. Poi comunque, tutte le Pokémon le ho utilizzate per quel Pokémon là. E vabbè, oh, ci abbiamo provato. Alla fine, ragazzi, ci sta però ad avere quel Pokémon lì, eh. Fatemi sapere, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, in cui andiamo a giocare per la prima volta in un server della Pixmon. E fatemi sapere se volete altri video. Io vi invito ad entrare in questo server, ragazzi, perché è veramente fatto bene e quindi merita veramente tanto. Ringrazio ancora il creatore. Vi invito come sempre a supportare il canale lasciando un bel like e iscrivervi per supportare appunto il canale. Vi invito, ragazzi, ad entrare nel server qui del bunker per proseguire con il nostro bunker e avere una comunità, diciamo, all'interno del bunker. Detto questo, direi che ci vediamo nel prossimo video. Dario, che è tutto. Ciao!